3, 2, 1. L'Italia oggi può davvero, davvero dirsi unita e gli italiani sono davvero parte di un unico popolo e di un'unica nazione, intesa come condivisione degli stessi valori, dei medesimi obiettivi e della stessa identità. Fatto parte di una nazione da tempo assai antico. Quello che è successo tra il 1860 e il 1861 è stato quello di unire Stato e Nazione. Sono passati quasi 150 anni e gli italiani hanno avuto momenti e occasioni di unità molto forti. Penso alle due guerre mondiali, penso alle lotte che ci sono state in Italia per l'emancipazione degli operai, dei contadini, delle donne. E quindi ci sono state molte occasioni di unità. Da alcuni anni ci sono dei movimenti secessionisti che parlano di due Italie, ma questi movimenti non hanno conquistato finora la maggioranza. Ed c'è da sperare che non la raggiungano, perché il conseguimento dell'unità è stato un grande risultato per gli italiani. Ha fatto dell'Italia uno dei grandi paesi dell'Europa e negli anni 50 e 60 siamo diventati uno dei 10 paesi più industrializzati del vecchio continente. Quindi tornare indietro non è qualcosa a cui dobbiamo aspirare. Dobbiamo invece aspirare a costruire un'Italia democratica in tutte le sue parti, libera in tutte le sue parti, che dia ai cittadini il progresso di cui tutti abbiamo bisogno. Da questo punto di vista, gli ideali, i valori possono essere gli stessi che gli italiani hanno conquistato durante la lotta di liberazione contro i tedeschi e i fascisti, e che ha dato vita a una Costituzione democratica che viene considerata ancora oggi in Europa come una delle più avanzate. Tanto è vero che quando l'Unione Europea ha deciso di costituire una Carta dei diritti degli uomini e delle donne, si è ispirata alla nostra Costituzione. E la Convenzione dei diritti dell'uomo e delle donne del 2000 a Nizza si ispira alla prima parte della nostra Costituzione. Quindi da questo punto di vista io penso che noi abbiamo tutte le condizioni per diventare nei prossimi anni ancora più uniti nei valori fondamentali della Costituzione. Va bene, grazie. Chiaro? Chiarissimo, grazie.